Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con il 76esimo anniversario della liberazione. Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Mario Draghi si sono recati presso l'altare della patria con la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro. Il Capo dello Stato ha divulgato anche un messaggio di speranza e coesione nazionale alle associazioni combattentistiche e d'arma. Ha detto Mattarella, ora più che mai c'è bisogno di rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci consenta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori che sono alla base di una convivenza civile, quello che ha portato poi l'Italia ad una rinascita insieme a un'unità, una coesione, una riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana. Furono questi i sentimenti che guidarono la nostra nazione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento del difficile periodo pandemico. Questa situazione particolare, ha detto Mattarella, comporta le difficoltà nella celebrazione, appunto, ma desidero in questo 25 aprile, che è la festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle file della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di tutti coloro che furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e di donne e uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta. Allarme in Europa con la nuova variante Covid indiana che è stata scoperta in Svizzera, e allora l'Italia decide di correre ai ripari con una nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Si vieta dunque l'ingresso nel territorio nazionale a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia invece potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e obbligo di quarantena. Chiunque invece, informa Speranza, è stato in India negli ultimi 14 giorni e si trova già in Italia, è tenuto a contattare i dipartimenti di prevenzione e a porsi in isolamento. Gli scienziati italiani sono comunque già al lavoro per studiare questa nuova variante. Non è possibile, ha concluso il ministro, abbassare la guardia. Cambiano i colori delle regioni, però è già caos sul litorale romano, in particolare ad Ostia, con molte persone che, approfittando della giornata, si sono recate appunto sul litorale, anche e soprattutto nella zona del litorale romano, con diverse uscite in barca tra i diportisti e la ripresa dell'attività di vela. Curiosità anche per quanto riguarda la fontana dello Zodiaco, che è stata inaugurata lo scorso 20 aprile. Molte le auto sul lungomare, gettonato in particolar modo l'asporto per il pranzo. Presenze, anche se un po' più contenute, tra Fiumicino e Fregene, dove l'attesa però è fissata per la giornata di lunedì con la riapertura delle attività di ristorazione. Presenza importante anche nei parchi e nelle vie del centro della capitale. Ci sono però sono stati importanti i controlli delle forze dell'ordine, attività anche per quanto riguarda i ristoratori a Napoli, con pulizie per i tavoli, sistemazione delle zone proprio in vista della riapertura del 26 aprile con il passaggio della regione Campania in zona gialla. Molta gente in strada, ma non resta sul lungomare della città. Improbabile però l'accesso agli arenili, che erano presidiati dalle forze dell'ordine che impedivano appunto il passaggio. Ora i dati Covid nazionale sono 13.817 i nuovi positivi al Covid, con 322 vittime nelle sole 24 ore. Sono 320.780 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, con il tasso di incidenza che scende dal 4,7 di venerdì e si attesta al 4,3 della giornata di ieri. Per quanto riguarda invece il report
ospedaliero c'è un calo di 85 unità per quanto riguarda le terapie intensive, mentre invece c'è un calo un po' più consistente di 469 persone per quanto riguarda la degenza ordinaria. Sono 2012 invece i positivi in Campania, di cui 653 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 21.651, di cui 7.803 antigenici, 45 invece le vittime, di cui 28 nelle ultime 48 ore, 17 in precedenza, 2.131 i guariti. Sono 140 invece i posti letto di terapia intensiva occupati, a fronte di una disponibilità di 656. Sono 1.499 i posti letto occupati in degenza ordinaria, a fronte invece di una disponibilità di 3.160. Intervento realizzato in tempi record per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità della strada statale 163 Amalfitana, inaugurata nella giornata di sabato, un modello di efficienza, come sempre, della Regione Campania. A fare il punto della situazione è stato il presidente Vincenzo De Luca, che ne ha parlato in un breve estratto video. Lo ascoltiamo. Credo che noi abbiamo registrato in questa vicenda un doppio miracolo. Il primo miracolo è quello che non abbiamo registrato vittime. Quando ci è arrivata la notizia, subito dopo la frana, abbiamo tirato un respiro di sollievo perché poteva essere un'ecatombe in questa zona. Secondo miracolo è stata una prova di efficienza, di rapidità di intervento che ci ha consentito di non bloccare le attività estive del comparto turistico alberghiero di tutta la costiera amalfitana. Da questo punto di vista io credo che ci sia, lo ricordava il sottosegretario, un esempio che può essere, come dire, importante anche per i grandi interventi che ci aspettano nei mesi futuri. Parliamoci con grande chiarezza, noi avremo 200 miliardi di euro a disposizione, ma se non troviamo modalità operative, noi ci avvieremo verso un disastro totale. Perché siamo andati avanti in questo cantiere piccolo ma delicatissimo? Intanto perché abbiamo utilizzato comunque uno strumento di straordinarietà, un'ordinanza della Regione di carattere sanitario che ha obbligato un po' tutti gli enti a tener conto nel rilascio dei pareri del fatto che non eravamo in grado neanche di far passare un'ambulanza e quindi di tutelare la vita delle persone. In casi ordinari, per avere un parere di altre istituzioni che non cito, ci mettiamo 3 anni o 5 anni. Qui abbiamo bruciato i tempi, abbiamo bruciato i tempi con il consulente della Procura della Repubblica, voglio ringraziare i tecnici che hanno lavorato, abbiamo raccolto in una decina di giorni tutti i pareri necessari, questo era il presupposto per andare avanti. Secondo elemento importante come indicazione generale è la modalità operativa dell'ANAS, che qui ha fatto davvero un lavoro straordinario. L'ANAS ha dei contratti di servizi. Ha quindi delle aziende che sono a disposizione permanentemente per fare interventi anche di somma urgenza. In questo caso l'ANAS ha utilizzato una delle aziende che era a disposizione e l'ha impegnata immediatamente per fare questo lavoro per ripristinare la frana. Bene, sono due indicazioni di cui dobbiamo tener conto. Ieri abbiamo approvato in Consiglio regionale una modifica legislativa che invieremo al Parlamento nazionale, che riguarda l'una i lavori pubblici. Proponiamo al Parlamento una modifica del codice degli appalti che prevede che una volta appaltata l'opera e aperto il cantiere non si possa più chiudere. Cioè la nostra proposta prevede che in caso di contenzioso si vada al risarcimento economico per chi fa il ricorso, ma l'opera non si blocchi. Perché abbiamo registrato innumerevoli volte che per ogni opera appaltata abbiamo ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, perdiamo anni e le opere non vanno avanti. Con il passaggio di molte regioni in zona gialla, nutrito il rientro degli studenti in classe, saranno almeno 7,6 milioni di alunni che rientreranno, praticamente l'89,5% di tutta la popolazione scolastica. Con il più recente provvedimento governativo, in zona gialla e arancione tutti gli studenti di elementari e medie saranno tra i banchi, mentre per le superiori si oscilla tra il 70 e il 100%. Il problema principale però riguarda
delle lamentele avanzate da alcuni dirigenti scolastici, in particolar modo delle scuole superiori, cioè conciliare la presenza di almeno 20-25 ragazzi in aula con le norme del Comitato Tecnico Scientifico sul distanziamento e i protocolli di sicurezza. A Napoli, per esempio, non tutte le scuole riporteranno in aula la quasi totalità degli studenti, infatti si è deciso di mantenere la presenza del 50%, grazie anche sul punto a un provvedimento che è stato diramato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che consente infatti ai dirigenti scolastici di attestarsi al 50% della didattica in presenza, qualora appunto risulti incompatibile l'applicazione delle normative legate alla diminuzione del rischio da contagio da Covid-19. Ci spostiamo ora a Cervinara, in provincia di Avellino, dove un giovane di 23 anni insieme alla fidanzata 18enne sono stati fermati e trasferiti in carcere con l'accusa di omicidio nei confronti di un geometra 53enne dipendente della FCA. L'uomo infatti si opponeva alla relazione della figlia con il 23enne, un pregiudicato e noto come assuntore di droga. L'omicidio, che secondo gli investigatori sarebbe stato pianificato da tempo, è avvenuto nella serata di venerdì nell'abitazione della vittima in corso Vittorio Emanuele. La vittima stava dormendo sul divano, il giovane, aiutato dalla figlia del geometra, lo ha colpito più volte con un grosso coltello da cacciatore, con il 53enne che non ha avuto alcuna possibilità di difendersi. In casa si trovavano la moglie e la figlia del geometra, che dormivano nelle loro stanze. Sono accorse, richiamate dai lamenti della vittima, e hanno chiamato i soccorsi, ma per le gravi lesioni riportate l'uomo è morto presso l'ospedale di Avellino. I due giovani invece sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile Irpina e appunto condotti in carcere. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio: sono 365 i nuovi positivi al Covid a fronte di 2.820 tamponi processati. Il tasso di incidenza sale, sfiora il 13%, si ferma al 12,94. Non si registrano però vittime, mentre invece sono 193 le persone guarite. Dunque nel saldo complessivo c'è una risalita di 172 persone positive in tutta la provincia. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 481 persone contagiate, c'è poi Marcianise con 447 e Maddaloni con 404. Ci sono anche alcuni comuni Covid free, si tratta di San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Rocca Romana, Letino, Liberi, Gallo Matese, Ciorlano e Castello del Matese. Novità importanti con la zona gialla: infatti dal 26 aprile sono nuovamente accessibili il Parco della Reggia di Caserta e il Giardino Inglese, dal 1 maggio anche gli appartamenti reali, con una precisazione: il 27 aprile il plesso resterà eccezionalmente aperto anche nel giorno di chiusura settimanale. Il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno accessibili dal 26 aprile alle ore 8:30, con l'ultimo ingresso alle 18 e chiusura alle 19, mentre invece il Giardino Inglese avrà l'ultimo ingresso alle 17 e la chiusura alle 18. Lungo il percorso degli appartamenti reali si potrà anche ammirare l'allestimento di 21 opere della collezione Terre Motus, un percorso che arriva nell'area dell'Ottocento alla Sala del Trono. I visitatori possono accedere al plesso vanvitelliano anche grazie alla prenotazione online, che consente l'accesso sia da Piazza Carlo di Borbone sia da Corso Giannone. Restano fuori dall'obbligo di prenotazione coloro che sono già abbonati con Regia Card 2021, i titolari di vecchi abbonamenti Park e Park Up muniti di ristampa con un codice a barre che sia però leggibile con i palmari dei dipendenti all'ingresso del plesso vanvitelliano. Chiudiamo con il calcio: il Napoli sarà impegnato nel pomeriggio di lunedì alle 18:30 contro il Torino, con i Granata che hanno una buona notizia perché il portiere titolare Sirigu è guarito dal Covid, ha superato le visite mediche di rito e si è già riunito insieme al gruppo. Se ci saranno le giuste garanzie potrà tornare dal primo minuto. Intanto il tecnico Nicola ha fatto rifiatare
Belotti nel finale di Bologna per averlo più pronto in una sfida fondamentale per il prosieguo della lotta salvezza. Al suo fianco potrebbe giocare Sanabria in difesa, confermato il terzetto Itzhoun-Kulu e Bremer, mentre Mandragora e Verdi agiranno a centrocampo insieme a Rincon sulle fasce, soliti ballottaggi con Singo e Ansaldi che restano in vantaggio. Un problema invece per Gennaro Gattuso è l'assenza di Kostas Manolas, che sarà squalificato e non sarà del match, al pari di David Ospina. Difficile dunque pensare a grandi rivoluzioni nel 4-2-3-1 partenopeo, dunque Meret tra i pali, in difesa di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana torna Demme dopo la squalifica contro la Lazio a far coppia con Fabian Ruiz. In attacco dovrebbe essere confermato il blocco che ha sfidato i biancocelesti, dunque Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Dries Mertens. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.